Una storia di valore è custodita nel mio nome. Con la sciabola che impugno scrivo il mio destino. Sono nato per il duello. Sono nato per lasciare il segno. sedici giorni alle Olimpiadi e 149 alle Paralimpiadi. Abbiamo aperto con un grandissimo campione, Aldo Montano, per aprire la pagina scherma. Innanzitutto Lucilla Andreucci, ben arrivata. Grazie, buongiorno. La nostra super inviata a Londra, grande atleta del Corpo Forestale dello Stato e grande voce di queste Olimpiadi di Londra 2012. Paolo Pizzo. Ciao, grazie, grazie, Paola. Grazie di essere con noi. Grazie. Un Etna vivente, perché insomma non solo ce l'ha tatuato sulla spalla, sinistra. Te lo sei tatuato sulla spalla sinistra per ricordarti che sei diventato campione del mondo nella tua Catania, sì, pochi mesi fa. Esatto, spalla destra, l'avevo tatuata prima, ma ora ha ancora più valore per quella giornata indimenticabile. Non è indimenticabile quanto ci ha fatto strillare Paolo Pizzo. Adesso parleremo con lui tra pochissimo. Salutiamo il ragazzo delle Olimpiadi di Sky Sport HD, cioè Giovanni Bruno da Milano. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, grazie per il ragazzo, mo mi giro dietro, vedo se è arrivato. No, non è vero, ma sei tu a tutti gli effetti. Allora Giovanni, partiamo proprio da te. Io ho dato il conto alla rovescia, 116 giorni, quali sono le Olimpiadi che Sky proporrà, promuoverà e porterà nelle case degli appassionati di sport quest'anno? Beh, un grande evento come puoi immaginare, ovviamente manca veramente poco perché il countdown continua, 116 è una cosa che sentiamo così, il fiato dietro la nuca o sul collo, e un'Olimpiade da 12 canali più un tredicesimo canale in HD, e appunto perché c'è Paolo Pizzo possiamo rassicurarlo che ci saranno ben 77 ore di scherma, ovvero sia tutto quello che viene prodotto si potrà vedere. E questa è una cosa, cioè, prodotta a livello televisivo ovviamente, una cosa forse straordinaria e mai fatta fino adesso, e forse siamo l'unica televisione al mondo che potrà far vedere ai propri abbonati veramente tutta l'Olimpiade con tutte le sue sfaccettature e soprattutto anche le gare d'inizio, perché per esempio le gare della scherma si vedevano quasi dalle semifinali alla finale quando c'era un italiano ovviamente, e c'è la tradizione, quindi Paolo Pizzo è ancora più chiamato diciamo come tradizione molto importante, e poi chiaramente ci saranno studi da tutte le parti per cercare di portare l'Olimpiade proprio nelle case di tutti gli italiani. Questo allora, è il grande impegno. Lucilla Andreucci, oltre a portarci l'Olimpiade a casa, le porterà anche qui a Buongiorno Cielo con un viaggio londinese. Sì, tra poco. Tra il conto alla rovescia è iniziato anche per me. Due piccole novità per il mondo del mondo olimpico. Innanzitutto questo sindaco estroso, Boris Johnson, ha avuto questo colpo di genio di cambiare i nomi delle 360 stazioni della metropolitana in onore di campioni olimpici del passato. Quindi ci saranno le stazioni in onore di Pietro Mennea, i fratelli Abbagnale per quanto riguarda l'Italia, Mangiarotti, un grande della scherma, a Usain Bolt, il grande campione giamaicano, è stata assegnata alla fermata di Victoria, e a Michael Phelps, 14 ore olimpici, quella di Stratford dove ci sarà il parco olimpico. E poi una cosa che riguarda Paolo, che non ha reso molto felice gli atleti perché hanno messo un po' un bavaglio all'uso dei social network, dovranno firmare un decalogo prima di partire di regole sulle cose che possono fare o non fare. Attenzione alle informazioni che date perché c'è una multa di 100.000 euro, ne eri al corrente? Sì, ho avuto questa notizia proprio di prima mano e sono un po' preoccupato, devo capire in che termini si parla. Cioè parlare poco. Sì, per me è difficilissimo, noi ragazzi siamo tantissimi. E ovviamente sì. William Shakespeare oggi abbiamo aperto con "Presta tutto il tuo orecchio a pochi la tua voce". Insomma, vabbè, oggi invece possiamo parlare parecchio, ma prima di tutto parlano le immagini, perché per raccontare Paolo Pizzo dobbiamo tornare a Catania. Siamo nell'ottobre del 2011, alzi la mano chi tra voi, seguendo quella finale, non ha urlato fino a non poterne davvero più. Vediamo. A little bit more controlled. And now Ryan has to be careful. One more light for the Italian is the world championship. And there it is! There it is! Paolo Pizzo
28 years old, number 13 in the world, is the 2011 Men's FA World Champion. And what a fight, John. What an incredible fight. That was a mental battle for both fencers. But Vian had a game plan at the start, which worked beautifully. And then for some reason he abandoned it, changed to a counter-attacking game. Allora, la domanda è sempre quella: che effetto fa? Lo dicevo a Lucilla, è sempre adrenalina pura, è sempre voglia di ripetere un momento del genere e dare alla gente che ti vuole bene un'emozione come quella. Se hai avuto emozioni te stessa, figurati la gente che mi segue da anni, una carriera complicatissima, quindi non vedo l'ora di poter raggiungere un altro pezzo a questa storia stupenda. Paolo, tu hai una storia che è proprio speciale, perché tu sei partito da bambino sentendo di dire a un certo punto il nome di una malattia grossa, sì, importante, non puoi fare sport. Alla faccia, aggiungo io, scusate, sottotitolo, ma meno male che non potevi fare sport. E quindi la tua strada è stata molto lunga, molto... Sì, è stato niente di... diciamo che non è mai retorica parlarne, perché è forte la sensazione di quando la racconti, forte la risposta della gente che sta lottando in questo momento. Quindi io ho avuto questo muro nella mia vita improvviso. È come per esempio Sintini, il pallavolista che ne è appena uscito. Parlarne fa sempre bene, perché vieni contattato giornalmente da ragazzi che stanno soffrendo e far vedere che ne sei venuto fuori e addirittura puoi vincere nella vita anche un mondiale è fondamentale, secondo me. Ecco, senza ipocrisie, il male era un tumore e un bambino, attenzione, una famiglia fuori dall'ordinario, la tua, e quindi una famiglia che a un certo punto ti ha preso e ti ha sollevato in braccio e ha detto: bene, allora lottiamo in tua compagnia e insieme a te. E poi l'arrivo a questa scherma, alla spada, come sei... Intanto la spada, che è bellissima, insomma, dai, è forse di tutta la scherma la più cinematografica di tutte, sì, no? Ne sai qualcosa, l'hai visto a Roma fare uno spettacolo. Ed è passione la scherma, sì, pura, passione vera. Pura, è uno sport che da fuori sembra tanto complesso, poi te ne innamori appena entri dentro, perché è proprio l'eleganza, la forza, lo stile, tutto un mix di sensazioni che mi porteranno sempre ad amarlo nella vita, sempre. Lucilla, quanto l'Olimpiade riuscirà, come sempre, come capita ogni 4 anni, però, ad accendere nuovi amori per nuovi sport che magari non si consideravano così vicini? Questo è il vantaggio di un grande evento come l'Olimpiade, che è visto anche un po' come una favola, la possibilità di avere poi in diretta tantissime ore la visibilità di sport che raramente vediamo in televisione, che i ragazzini si possono appassionare. Valerio Aspromonte diceva che ha scoperto la scherma proprio per caso quando era a scuola. Sì. La storia di Paolo, secondo me, andrebbe messa tra le tante nelle fiabe dello sport. Io trovo che il messaggio di un ragazzo: la vita si frattura, tu riesci a rinsaldarla e nonostante questo a misurarti con il tuo corpo portandolo all'eccellenza a vincere un mondiale, che può essere su una pedana, su un campo da calcio, come il difensore del Barça Eric Abidal, che dopo 2 mesi operato di tumore al fegato tornò a giocare, a disputare la finale di Champions, adesso in attesa di trapianto. Sono storie meravigliose, è proprio il valore nobile dello sport che aggiunge, che dà forza anche a chi si avvicina, anche soltanto ascoltare una storia del genere ti dice: ma veramente non si deve mollare, come dici di te stesso: io non sono un talento, ma sono che non molla. E questo te lo porti sempre, in ogni momento, in allenamento, in pedana, ma anche nella vita. Hai detto benissimo. Se anche nella vita. Tra poco ritorniamo a parlare di pedana. Giovanni Bruno, ma qual è lo sport che ti appassiona di più in un'Olimpiade? Te lo chiedo per un motivo, perché insomma un innamorato dello sport come te, insomma, è grande rappresentante dell'amore per lo sport. In sede di Olimpiadi dov'è che proprio non molla mai il telecomando e rimane sempre davanti al video? Beh, riderai, ma insomma, al di là che veramente piace tutto quanto, diciamo, adesso poi sono ancora più pronto per la scherma, visto che c'è una bambina, una ragazzina che tira di scherma, quindi sta facendo anche spada e fioretto in contemporanea, penso un po'. E no, io adoro il ciclismo su pista.
Bello, hai detto niente. Il ciclismo su pista penso che sia una cosa bella, insomma, mi piace moltissimo, adoro proprio, sto in piedi letteralmente davanti al terreno, non riesco a stare fermo, ecco, non riesco a stare seduto. Guardate, Giovanni Bruno non riesce mai a stare seduto, nonostante abbia la scrivania importante, da quando noi lo conosciamo è un uomo sportivo a tutti gli effetti, quindi è iperattivo. Quindi ciclismo, perché noi racconteremo con Lucilla davvero tutti gli sport. Non riuscire a stare fermi, Paolo Pizzo, come si allena un campionissimo come te? Cioè la scherma, fisicamente parlando, impegna molto. Qual è l'allenamento ideale? È complesso, devi allenarti sia mentalmente che fisicamente ai massimi livelli per arrivare a risultati del genere. È uno sport che ti tiene sempre sotto pressione e devi essere pronto fisicamente e di testa, non puoi sgarrare mai durante tutta la gara. Quindi io lavoro 6 ore al giorno, tutti i giorni, e i risultati si stanno vedendo. Ma quella stoccata finale a Catania, sì. Proprio io stavo là davanti al video, anche anzi altro che stare seduti, stavo in piedi sul tavolo ancora un po', l'istante proprio prima, ma come hai fatto a mantenere la lucidità? L'hai fatto perché sei il campione del mondo, ma nella tua città, davanti a tutta la tua terra, te mamma mia. È stato il momento più facile in tutta la mia carriera, quello. Se era troppo a portata di mano, tutto ti passa davanti e dici non puoi sbagliare. Ora non, io spero di ricapitare in un momento del genere, perché è la cosa più bella che può succedere in una vita ad un atleta, assolutamente, non c'è niente di meglio. Ma tu hai sempre questo carattere così bello, ora, Paolo. Tutti noi siamo il risultato di quello che ci capita nella vita, no? Io ho avuto delle esperienze forti che mi hanno cresciuto molto di testa. Questo è quello che sono positività per forza. Diamo una notizia, ma è vero, gossiparamente parlando, che tu non sei fidanzato? Sì, sono single. È la notizia ufficiale, adesso non me lo dovete più chiedere, guardatelo bene. Allora, è super campione, è bravo, è bello, è buono, è elegante, è costruttivo. Per noi è troppo giovane, Paola. Noi è troppo giovane. Ma che c'entra? Insomma, adesso noi gli facciamo la corte in due. Ma insomma, apriamo la strada a un popolo di altre. Qual è l'attrice più bella per te? Quella a cui faresti sicuramente la corte? Beh, Penelope Cruz. Penelope Cruz? Sei mai impegnata? Quella ha fatto un figlio con Bardem. Insomma. C'è sempre tempo, dai. È siciliano, non molla, ragazzi. Non molla. Parliamone, terra di Sicilia. Allora, andiamo a vedere anche lo spot della ginnastica artistica, che è bellissimo. Complimenti a Sky Sport perché ne avete fatto uno più bello dell'altro di spot per le Olimpiadi. Davvero complimenti, guardate com'è bello. Sono entrata tra le grandi in punta di piedi e ora sono pronta a prendere il volo. Quello che cerco è il perfetto equilibrio tra forza e armonia. Volteggio in aria, inseguendo il mio sogno. Allora, vedremo quale sarà il sogno che saprà raccontarci Paolo Pizzo, al quale facciamo un in bocca al lupo così. Aeronautica militare. Sì, Crepi il Lupo, li saluto sempre perché mi hanno tenuto in alto in questi anni. Dario, Antonio, Gabriele, non smetterò mai di ringraziarli. Sono loro che ti hanno permesso di fare la scherma, vero? Anche loro mi hanno impedito di smettere in momenti duri, durissimi. È bello impedito di smettere. Senti, un altro uomo di cui ti chiedo una cosa, ma in un minuto, Puzanov. Sì, il mio maestro, mi ha cambiato la vita. Maestro. È un personaggio dai mille volti, burbero e anche istrionico quando non te l'aspetti. Tu lo definisci coltivatore di anime. Sì, l'hanno definito così, ci può stare. A me mi ha cresciuto dai 25 anni in poi e non sta smettendo di farlo. Quanto è bello. Allora, davvero Paolo, complimenti a te e complimenti. Grazie. Alla tua famiglia, ringrazio te, ringrazio Lucilla. Grazie. Giovanni, un'ultima informazione, tu ci hai già detto tutto dei mezzi, però ribadiamo quanti saranno i canali a disposizione, quante telecamere ci saranno a seguire le Olimpiadi? Mamma mia, non lo so, però ti posso dire che ci saranno più di 2000, sono circa 2200 ore che con studi e tutto quanto riusciremo a trasmettere, quindi attraverso le telecamere tantissime, però come avete detto voi, come ha detto anche Lucilla, giustissimo, Londra sta
cogliendo veramente tutto, ogni tipo di sfaccettatura, comprese le fermate della metropolitana. È qualcosa di veramente straordinario, e quindi regalerà delle emozioni incredibili, come spero veramente, incrociando tutte le dita, perché siamo tutti scaramantici, quello che potrà fare da campione del mondo Paolo Pizzo. Per quanto riguarda poi la sede XL, una sede per la scherma veramente straordinaria, moderna, bellissima. Allora, Paolo Pizzo, Etna ti tatuato sulla spalla destra, e nel cuore tatuata la capacità e la possibilità e la voglia di vincere. Grazie, grazie, grazie. Davvero grazie.